Benvenuti a tutti, sono John Grass e in questo video vi porterò con me in un'avventura mentre allestisco 5 diversi shooting con Elinchron 5. Elinchron 5 è un flash a batteria da 500 watt che può scattare in TTL, sincronizzare ad alta velocità e ha una lampada pilota a LED bicolore. La batteria è in grado di fornire circa 450 lampi a piena potenza e quando si scarica è sufficiente collegarla a una sorgente USB-C, come un power bank o il caricatore in dotazione, e si può continuare a scattare. Grazie all'Active Charging, 5 si ricaricherà anche mentre state scattando. In questo video testerò 5 in location e nel mio studio. Mi vedrete impegnato su un set in cui pensavo di perdere una luce e su un altro dove pensavo di perdere un paio di obiettivi. Dovrebbe essere molto divertente. Inoltre userò modificatori diversi fra loro. Utilizzerò il TTL, la sincronizzazione ad alta velocità e l'app mobile. Poi, alla fine del video, darò le mie impressioni generali su questi flash e parlerò di come li userò in futuro. Cominciamo con la prima configurazione. Era da molto tempo che volevo fotografare dei triatleti che uscivano dall'acqua all'alba e finalmente sono riuscito a farlo. Mi sono svegliato molto prima dell'alba e mi sono diretto verso la riva del lago Michigan. Fortunatamente si tratta di acqua dolce, il che avrà senso tra un minuto. Ho abbinato un Elinchron 5 ad un Rotalux Deep Octa da 100 cm. Questo è il mio softbox preferito e se potessi averne solo uno non avrei dubbi sulla scelta. Deep Octa 100 è ottimo per i ritratti e per la figura intera e credo che sia stato il primo che ho acquistato ancora prima di iniziare a fotografare con Elinchron. Elinchron 5 è in grado di scattare a un 8 millesimo di secondo con sincronizzazione ad alta velocità. In questo servizio scatterò a un 5 millesimo di secondo a F2. Potrebbe essere necessario salire a un 8 millesimo magari a mezzogiorno o per scattare a tutta apertura, ma per il mio set un 5 millesimo sarà sufficiente per fermare ogni singola goccia d'acqua che vola nell'aria. Bene, sono circa le 6 del mattino. In questo video vi condurrò in una piccola avventura. Devo riprendere due atleti che corrono fuori dall'acqua all'alba. È una cosa che ho sempre voluto fare, ma non ne ho mai avuto l'occasione, quindi oggi lo faremo. Quando si fotografa all'aperto, la prima cosa a cui pensare è quale apertura voglio usare per ottenere la profondità di campo che sto cercando. Poi scegliete la combinazione di velocità dell'otturatore e ISO, in modo che il cielo sia esposto correttamente, e poi aggiungete il flash e aumentate la potenza finché i soggetti non appaiono corretti. Ok, speriamo che non cada. Quindi correrai da qui a qui. Bene. Già stanco? Bene, allora cerco di metterlo nel punto giusto con il sole alle spalle e la luce che entra con l'angolazione giusta. È un po' difficile. Continuo a cambiare l'ISO man mano che il sole si alza e ora si trova in un ottimo punto tra le nuvole. Proviamoci. Passate. Bene, azione. Già. Era una pessima idea. Ok, smettiamo finché siamo in tempo. Va bene, penso che sia abbastanza buono. C'è un po' troppa acqua sulla fotocamera. Il sole è sopra le nuvole, quindi dobbiamo fermarci e concludere la giornata. Bene, credo di aver tolto tutta l'acqua dallo stativo e la fotocamera sembra abbastanza asciutta, ma la metterò comunque in un sacchetto di riso. La luce mi ha permesso di scattare per tutto il tempo tra un 8 millesimo e un 4 millesimo. La sincronizzazione ad alta velocità ha funzionato alla grande, ma andiamo avanti. L'Elinchron 5 a batteria non solo è ottimo in location, ma è anche perfetto per gli interni.
Quindi andiamo in studio e continuiamo a scattare. Durante questo servizio fotografico lavorerò con tre ballerini e li congelerò a mezz'aria con l'Helinchron 5. Ora, ci sono due modi per congelare il movimento. Si può usare la sincronizzazione ad alta velocità o affidarsi alla durata del flash per congelare il movimento. Quindi passiamo in rassegna entrambi i modi. Quando si utilizza la sincronizzazione ad alta velocità, significa che si utilizza una velocità dell'otturatore superiore alla velocità di sincronizzazione della fotocamera. Per la mia Canon R5 si tratta di un 2 centesimo di secondo e quando si passa alla sincronizzazione ad alta velocità si fa in modo che il flash suddivida tutta la luce che è in grado di produrre e la divida in una serie di impulsi emessi mentre si scatta la foto. Nessuno di questi impulsi è luminoso come un unico grande lampo di un flash tradizionale con una velocità dell'otturatore pari o inferiore alla velocità di sincronizzazione. Ora parliamo della durata del flash. Se questa è la luminosità e questo è il tempo in cui la luce esce dal tubo flash molto rapidamente e poi si spegne, questo periodo di tempo è noto come durata del flash. Quindi, se immaginate per un momento di essere in uno studio completamente oscurato, senza finestre, senza altre luci accese, mentre scattate una foto, l'unica luce che contribuisce all'esposizione è il flash. La durata del flash determina il grado di congelamento dell'immagine. Quindi, se la durata del flash è lunga, è come scattare con un tempo di otturazione lento. E se la durata del flash è breve, è come avere una velocità dell'otturatore rapida. Ho scoperto che se si vogliono congelare dei ballerini che saltano in aria, è necessaria una durata del flash leggermente superiore a un 3 millesimo di secondo. Si tratta di una durata misurata a T01, il che significa che è stato emesso il 90% della luce. Qualcuno usa misurare il T05, che corrisponde al 50%. Noi invece cercheremo il 3 millesimo a T01 e sovrasteremo la luce ambiente di 3 stop. Per trovare la durata del lampo per il vostro flash cercate nel manuale, dove troverete qualcosa tipo lampo più rapido alla minima potenza, T01 un 8 millesimo. Ma se avete bisogno di scattare a un ottavo o a un 1/16 di potenza, non saprete mai la durata del flash. Dovrete fare delle ipotesi, forse così o forse è cosà. Quindi questo non sarà necessariamente d'aiuto. L'alternativa è procurarsi un esposimetro in grado di misurare la durata del flash, come il mio Seconic. Il terzo metodo è probabilmente il mio preferito. Lo trovate sul display delle luci Helinchron, nell'angolo in basso a sinistra. Mostra la durata del flash in tempo reale mentre si cambia l'impostazione della potenza della luce. Quindi, per i 5, quando li regolate a 3,3 e oltre, iniziate a entrare in quell'intervallo in cui la durata del flash sarà di circa 3 millesimi di secondo e con una durata di un 3 millesimo o meno potrete congelare i ballerini congelati, compresi i piedi e le punte delle dita, perché queste sono di solito le parti del nostro corpo più lontane e che si muovono più velocemente. Quindi, se volete capire come si fa a sovraesporre di 3 stop l'ambiente, il modo per farlo è usare un esposimetro. Con il mio ho misurato la luce ambiente che stiamo usando per le riprese video ed ho un valore di 1.4, che è una differenza di 5 stop tra la luce principale e la luce ambiente. In questo modo sono sicuro che l'unica cosa che contribuisce alla mia esposizione è il flash. Ora ve lo dimostro. Questo è ciò che fareste se non aveste un esposimetro. Scattereste una foto con il flash e poi spegnereste il trasmettitore e con le stesse identiche impostazioni della fotocamera scattereste un'altra foto. E se la foto è sostanzialmente nera, siete certi che l'unica cosa che contribuisce realmente all'esposizione e quindi a fermare il movimento è la durata del flash. Ecco allora cosa userò oggi sul set per scattare questi ballerini a mezz'aria ed essere certo che ogni mia immagine sarà nitida e perfettamente congelata.
Quando fotografo in bianco e nero, come oggi, mi piace usare una fonte di luce ad alto contrasto. Come luce principale sto usando il Rotalux Octa Indiretto Helichrome da 150 cm, al quale ho tolto il diffusore esterno e quello intermedio. In questo modo si crea quasi un beauty dish, ma molto grande. In sostanza, invece di usarlo come un softbox, ora è come un grande riflettore argentato e lucido. In questo modo si ottiene un'ampia fonte di luce, ma con un carattere piuttosto nitido e contrastato. Inoltre, se togliete la diffusione dalla luce principale, questa sarà più fredda rispetto agli altri softbox che hanno il telo di diffusione. Per questo motivo, se si sta scattando a colori, è meglio toglierlo a tutti, in modo da ottenere lo stesso bilanciamento del bianco. Per ottenere lo stesso effetto di contrasto che ottengo dalla mia luce principale, ho tolto il diffusore anche da questi piccoli softbox strip. Come potete vedere, i modelli sono direttamente esposti ai tubi flash e io non voglio che ciò accada, quindi userò i dischi deflettori. Sono disponibili in bianco opaco, oro e argento. Sto usando il disco, che non riesco mai a capire se è bianco o opaco, ma credo che lasci passare la luce, ma non troppa, e questo farà sì che la diffusione della luce sia più uniforme dall'alto verso il basso e che non ci sia un'area centrale sovraesposta, che andrà proprio qui nel foro dell'ombrello. Il motivo per cui ho allineato questi due soft box l'uno sull'altro è che voglio creare un'illuminazione dalla testa ai piedi, in modo da avere una luce uniforme. Se ne usassi solo uno, probabilmente illuminerei solo dall'orecchio alla vita. In questo modo, invece, otterrò un'illuminazione dalla testa ai piedi. Poiché i capelli di Skyler sono più chiari, non si confondono con lo sfondo, ma quando ho portato Rosario sul set ho notato che non c'era separazione tra i suoi capelli scuri e lo sfondo scuro. Quindi aggiungerò una luce per capelli e per farlo ricorrerò a questo Octa Helichrome da 70 cm. Ho tolto il diffusore e metterò il deflettore in modo da avere lo stesso carattere di luce che ottengo dagli altri modificatori. In questo shooting abbineremo abiti colorati a sfondi colorati. Si tratta di un gioco che ho provato qualche settimana fa. Durante le riprese utilizzerò il TTL. I Five sono dotati di TTL con blocco manuale, il che significa che una volta effettuata un'esposizione in TTL, se si preme il tasto manuale, le impostazioni di potenza vengono trasferite dalla modalità TTL alla modalità manuale. In questo modo sono bloccate e se la prima esposizione è perfetta, le impostazioni rimarranno invariate per tutto lo shooting. Se ne avete bisogno, una volta che siete passati in manuale, potete andare lì, gruppo per gruppo, e cambiare l'impostazione della potenza di ogni singola luce in modo da ottenere ciò che desiderate. Il mio piano di illuminazione oggi prevede l'uso di questo softbox indiretto Helichrome Rotalux da 150 cm. Indiretto significa che la luce all'interno punta verso il fondo del softbox e crea una emissione molto bella e omogenea che farò scendere sul set dal davanti nella posizione di beauty dish un po' più in alto rispetto al soggetto. Poi illuminerò lo sfondo su ogni lato con un ombrello bianco da 105 cm. La mia speranza è che la luce colorata si rifletta sullo sfondo e crei dei riflessi ai lati del collo e del viso, in modo che si sposino meglio con lo sfondo e creino un'immagine colorata e coerente. Bene, stiamo lavorando sulle pose. Abbiamo iniziato con il TTL per poi passare al manuale e perfezionare l'esposizione in modo da ottenere lo sfondo con l'esatta tonalità che volevamo ottenere. Abbiamo anche uno stacco netto e un po' di colore per creare delle luci di contorno su alcuni sfondi, ma non su tutti. E credo che nel complesso tutti i colori si stiano combinando molto bene grazie a ciò che Richard, lo stylist, sta mettendo insieme e, naturalmente, a ciò che Jonathan e Matthew stanno facendo davanti al mio obiettivo. Bene, sto cercando di attenuare le luci di sfondo in modo che una parte della luce esca dall'ombrello e lo colpisca direttamente sul lato del collo
e la sto misurando per assicurarmi che sia di circa 2.8, cioè due stop più scura della luce principale che colpisce il suo viso. Potrei doverla alzare un po', ma voglio solo controllare alcuni scatti di prova e assicurarmi di aver messo in risalto il lato del braccio e il lato del collo su ciascun lato. Bene, ho fatto qualche scatto di test, ma non vedevo quell'evidenziazione che volevo, quindi ho aumentato la luce di uno stop e ora lo sfondo è un po' più luminoso, ma ho anche ottenuto l'evidenziazione dei bordi che cercavo. Bene, ho angolato le luci un po' di più e in questo modo, quando ho misurato qui sul naso, ho ottenuto un'esposizione di 2.87 decimi. Sto scattando a 5.6, quindi c'è una differenza di uno stop e un terzo tra la luce principale e la luce che proviene da questi due ombrelli. E poi, quando l'ho misurata qui sullo sfondo, ho letto F4.4 decimi, quindi 6 decimi di stop più scura della luce principale. Questo rapporto mi permetterà di ottenere alcuni punti luce ai margini, un piccolo punto luce sul braccio e cose del genere, mentre il viso sarà illuminato perfettamente dalla luce principale, il mio Rotalux indiretto da 150 cm. Bene, mi piace il modo in cui sono venute le foto oggi. Quando ho usato il fondale Cremisi non ho avuto ritorno di luce dal fondale e per questo non ho avuto alcuna separazione tra loro e lo sfondo. La separazione è quando si ottiene un po' di luce, in questo caso questa Kicker Light che sale lungo il braccio e il lato della mascella, che li separa dallo sfondo e fa sembrare l'inquadratura più tridimensionale e più dinamica. Ma poiché non riuscivo ad avere un ritorno di luce dal fondale, ho ruotato gli ombrelli di qualche grado e mi sono messo lì dietro a guardare, immaginando di essere la luce che rimbalzava dall'ombrello e, se riuscivo a vedere la persona, sapevo che quella luce si sarebbe riversata su di lei e mi avrebbe dato la luce separazione che cercavo. Ora che abbiamo finito con questo look, torniamo in location e continuiamo a scattare con l'Elenchrom 5 alimentato a batteria. Sto scaricando l'auto prima del prossimo servizio fotografico che si svolgerà qui al Museo Ferroviario dell'Illinois, dove fotograferò una locomotiva a vapore d'epoca con tre modelli in abiti anni 40 in modo da ottenere un'atmosfera d'epoca. Sono sempre stato un grande fan del fotografo Winston Link, che fotografava i treni di notte con macchine fotografiche di grande formato su pellicola in bianco e nero. Sono sicuro che avete visto il suo lavoro, quindi questo sarà una sorta di omaggio a lui mescolato con un po' di fascino della vecchia Hollywood e una macchina del fumo, quindi dovrebbe essere una grande esperienza e dovrò usare ben 5 5 per questo servizio stasera. Ecco, questo è il mio amico Richard Payton. Se riuscite a trovare uno stylist bravo come lui con cui lavorare, fatelo assolutamente. Noi lavoriamo insieme da molto tempo e so che anche oggi darà il meglio di sé. Per le riprese userò 5 5 corredati da 5 riflettori rigidi, tra cui questo Beauty Dish da 70 cm, che sarà la nostra luce principale e verrà proiettata sul set. Poi illuminerò i modelli con una Kicker Light su ciascun lato e illuminerò anche il treno con due luci che provengono da dietro, sul lato sinistro del treno. Bene, questo sarà la Kicker sulla destra della fotocamera. Non sono sicuro che sia il punto esatto, ma credo che sarà più o meno giusto. Non credo che il cavalletto entri nell'inquadratura e i modelli saranno nell'angolo giusto. Tutti gli scatti di Owens e Link sono stati fatti con una lampada nuda, quindi userò una luce dura, in modo da avere un aspetto simile. Sono circa le 6:30, quindi abbiamo 1:30 per preparare il tutto e iniziare a scattare verso il crepuscolo e un po' di notte. Una delle cose più belle del 5 è che può parlare via Bluetooth con l'app del vostro telefono con cui potrete modificare le impostazioni delle luci. Proprio qui sul telefono si possono alzare e abbassare le luci. Se lo si desidera si può anche spegnere la luce pilota.
Potete vedere? Qui dietro la luce pilota si è appena accesa e si trova nel gruppo 3. L'altra cosa che sto usando oggi è l'esposimetro Seconic L478 di REL, che dialoga direttamente con il sistema Skyport. E una delle cose più belle è che posso mettere le luci in gruppi diversi. E quindi proprio qui quella luce è nel gruppo 3, posso dirgli di guardare il gruppo 3 e poi posso andare avanti e farlo scattare e misurarla. Ecco, dice che è a F2.0, mentre io voglio che sia a F2.0 e 3 decimi. Quindi premerò il pulsante qui sotto 3 volte e mi porterà direttamente dove mi serve. Misurerò di nuovo, ecco che è a 2.0 e 3 decimi. Una delle cose più belle di questa applicazione è che si può rinominare ogni luce con un nome specifico, così io rinominerò questa qui vagone di carbone, in modo da sapere che la luce è puntata verso il vagone con il carbone dentro. Lo so che non è il nome tecnico, ma per me è chiaro. In questo modo sarò in grado di controllare facilmente la luminosità di quella luce nell'app, semplicemente selezionando il gruppo o la luce giusta qui e cambiandola direttamente sul mio telefono. Ho messo il beauty dish qui fuori perché userò un obiettivo grandangolare e voglio tenerlo il più possibile vicino a loro e al treno senza entrare nell'inquadratura. In un certo senso, il punto in cui state guardando ora è quello in cui sarò tra un secondo con la fotocamera. Bella, 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 bella. Perfetta. Bellissimo, mi piace questo. Mi è piaciuto molto il modo in cui tutta questa luce dura si è fusa insieme e siamo riusciti a catturare una scena da film noir. Lo styling era perfetto e i modelli erano in perfetta forma. Le kicker lavoravano a metà potenza e le altre luci erano ancora più sotto. Ciò significava che, grazie all'ottimo tempo di ricarica del 5, potevo scattare piuttosto rapidamente ogni volta che vedevo il fumo salire. E sullo schermo comparivano sempre degli scatti adorabili. Adesso non vedo l'ora di passare al prossimo look. Bene, anche in questo servizio lavorerò con Elinchrom ed un softbox Rotalux Go da 60 cm. Riprenderò la nostra modella che sarà in posa sulla parte anteriore di questa barca a vela, con lo skyline di Chicago dietro di lei e il sole che tramonta dietro. Dovrebbe essere una scena fantastica e il mio amico David mi aiuterà tenendo questo piccolo proprio qui, sperando che non finisca in acqua. E io non so nuotare, quindi perfetto. Ora. Qualunque cosa facessi oggi durante le riprese, il 5 era sempre pronto. Il tempo di ricarica è sempre stato adeguato e mi è piaciuto il fatto che la luce fosse in grado di stare al passo con me. Mentre continuavo a scattare mano a mano che il sole calava e la luce cambiava e continuava davvero ad andare avanti. Ho persino scattato usando solo la luce pilota, infatti David era lì vicino con il Rotalux Go e alla fine della serata stavamo scattando sul molo e io tenevo un secondo 5 in mano con la luce pilota attenuata che usavo come riempimento, mentre quello in mano a David era la luce principale. Nel corso di questi 5 set ho scattato in totale 1540 foto usando solo 5 batterie, il che la dice lunga sull'autonomia di 5.
Sono passato a Elinchrom nel 2019 perché mi piaceva usare i loro modificatori e anche perché apprezzo il fatto che nelle loro unità il tubo del flash sia più esposto rispetto ai monotorcia di altri produttori, che invece lo chiudono all'interno del corpo del flash, il che comporta che emettano un fascio molto stretto e, in alcuni test, mi è sembrato che non fossero in grado di riempire un modificatore grande o un beauty dish. La luce di un beauty dish deve rimbalzare in diverse direzioni e poi venire in avanti, mentre tutta quella luce veniva solo in avanti e non rimbalzava sui lati. E questo sembrava creare una luce davvero piatta e meno bella. Con Elinchrom ho davvero scattato migliaia e migliaia di foto e ho viaggiato ovunque e le loro luci non mi hanno mai deluso. So che in futuro probabilmente abbinerò agli Elinchrom 5 anche degli Elinchrom 1, il modello compatto a batteria da 131 watt. Credo che 5 e 1 possano rappresentare un abbinamento molto valido, ad esempio usando gli 1 come luci d'effetto o luci d'accento e di 5 nei modificatori più grandi o quando devo sovrastare la luce naturale sincronizzando ad alta velocità. Una cosa che mi ha sorpreso quando ho iniziato a usare i 5 nel mio studio è stata la loro comodità la prima volta che ho avuto bisogno di spostarmi da un lato all'altro del set. Con i flash a batteria il mio studio avrà un aspetto molto più ordinato e sarà molto meno probabile che i modelli, gli assistenti o dei miei clienti inciampino in un cavo. Se avete domande o commenti, lasciateli pure qui sotto e cercheremo di rispondere. Buona giornata e a presto. Ciao da John Grass.